È andata in scena sul manto azzurro del campo Guariglia ad Agropoli la 19ª edizione della Festa dello Sport, commiato festoso di fine anno consolidato da una tradizione che vede protagonisti per il 19esimo anno consecutivo tantissimi studenti e vetrina giovanile delle potenzialità sportive. Oggi è una bellissima giornata perché l'entusiasmo che raccogliamo al nostro impianto Guariglia ci veramente riempie il cuore di gioia. Vedere tanti ragazzi che si dilettano con lo sport. Pensa che siano riusciti a valorizzare lo sport in questa manifestazione? Io penso assolutamente di sì, io non credo che ci siano eventi nella regione Campania belli come questo, quindi credo che non solo abbiano valorizzato la manifestazione ma che abbiano dimostrato anche come si può lavorare bene e realizzare degli eventi importanti come questo, e noi siamo onorati se tutto questo succeda ad Agropoli. Celebriamo questa festa perché è importante per tutti questi ragazzi vivere i valori dello sport, non solo praticandolo ma soprattutto testimoniandolo nella vita, perché ognuno di noi è chiamato a vivere il proprio limite non come un condizionamento ma come ha detto anche la nostra cara Maria Felicia Carraturo nel suo intervento, come un'opportunità per superare il limite e per volare più in alto. Anche quest'anno con un'ansia incredibile, soprattutto l'attesa delle condizioni meteorologiche, la minaccia della pioggia ci ha fatto patire, però dopo un inizio abbastanza difficile siamo riusciti a carburare il tutto. Sembra sempre che siamo impreparati ogni volta che facciamo questa manifestazione, ma poi scende la polverina e tutto funziona, ma la polverina sono i ragazzi che ci credono, i ragazzi che ci danno entusiasmo e i ragazzi che fanno di questa manifestazione una vera e propria festa. Com'è andata questa manifestazione? È andata bene, diciamo che c'è stato il solito impegno, soprattutto delle prof, devo dire la verità, gli alunni hanno risposto abbastanza bene, quindi siamo soddisfatti come sempre. Lei ha vinto molte gare anche grazie all'autostima, quanto è importante credere in se stessi? Io penso sia fondamentale, soprattutto non lasciarsi condizionare da quelle che sono le convenzioni. Io sono una donna del sud, io ho cominciato a praticare questo sport da adulta, già madre di due figli, e se avessi dato ascolto anche a chi mi stava vicino, forse non avrei raggiunto gli obiettivi che ho raggiunto. Quindi vorrei dire a tutti, ragazzi specialmente, di perseguire con passione i propri sogni, di non arrendersi, di non farsi, troverete sul vostro percorso più gente che vi dirà che le cose non sono possibili. Bene, loro stanno parlando di quelli che sono i loro limiti, non dei vostri limiti, e quando vi diranno che forse siete strani, beh, allora siate sicuri che siete sulla strada giusta.